Ciao a tutti, a quale progetto di ricerca sto lavorando? Ve ne voglio citare due. Il primo è un progetto che porta avanti da oltre 5 anni con la NASA. È un progetto che mira a sviluppare, a definire uno standard, quindi delle tecnologie che consentono la modellazione e simulazione di missioni spaziali interplanetarie. È un orgoglio lavorare a progetti così complessi e sfidanti, perché per concepire e poi realizzare le future missioni spaziali è importante avere degli strumenti che consentono alle varie agenzie spaziali, ma anche alle varie industrie private, sempre più coinvolte nella corsa allo spazio, di poter simulare ogni dettaglio di missione, prima poi di poterla realizzare, poi per monitorare la missione una volta che è partita. Ecco, molta dell'attività di ricerca di base che ho condotto, diciamo, nella mia esperienza da ricercatore e che sto conducendo nei laboratori dell'Università della Calabria, è stata trasferita, molti risultati sono stati trasferiti in questo prodotto dell'attività di ricerca, che adesso viene già utilizzato sia dalla NASA stessa per l'ambizioso programma Artemis, che mira a portare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna in pochi anni, sia dall'ESA per l'esplorazione robotica dello spazio. Quindi questo è sicuramente qualcosa che mi rende orgoglioso e ripaga di tanti sacrifici. Il secondo progetto di cui voglio parlarvi è legato all'Infinity Computer. È un computer che è nato da un'idea di un nostro collega dell'Università della Calabria, il professor Sergeyev, e che permette di gestire grandezze infinite e infinitesime. E nel mio ambito applicativo di ricerca sto utilizzando questa tecnologia e anche questa modellazione matematica per risolvere problemi legati alla modellazione e simulazione di sistemi cyberfisici, cioè sistemi composti sia da hardware che da software che insieme collaborano per interagire con il mondo che circonda questi sistemi, compresi noi utenti, noi esseri umani. E anche questa è una sfida che abbiamo deciso di cogliere e che vogliamo affrontare. Mi raccomando, inseguite i vostri sogni con passione, impegno, dedizione. Non smettete mai di sognare, perché chi fa ricerca è un ragazzo fortunato, ma non come canta Jovanotti perché gli hanno regalato un sogno, ma perché si è dato un sogno e ha avuto la forza e la perseveranza di perseguirlo. Ciao a tutti.